prendete una ricetta vincente di 15 anni, aggiungete un restyling deciso ma nel pieno stile bolognese ed infine dotatela di prestazioni da prima della classe. Signore e signori, Ducati Monster 1100. Era il 1993 quando a Borgo Panigale rivoluzionarono il mondo delle due ruote con la Monster, dando vita al fenomeno delle Naked. Un successo rinnovato con la 1100, ultima creatura della casa italiana. Forme nuove ma familiari e per questo vincenti riflettono la personalità scarna e rude di questa bicilindrica Delle. Un carattere che non tralascia i dettagli tutti italiani e di prestigio a partire dall'anteriore. Manubrio in alluminio a sezione variabile, dotato di pompa freno e frizione radiali. Il proiettore è inserito tra gli stelli rovesciati della forcella Showa da 43 mm, questa rivista anche nell'inclinazione, ora di 24 gradi, che permette più luce a terra e quindi pieghe tra i tornanti con maggiore precisione e sicurezza. La ricerca di spazi più compatti non si è fermata qui. Le prese d'aria inserite direttamente sul serbatoio hanno permesso un angolo di sterzo maggiore, arrivato ora a 64 gradi. Lo stato dell'arte motoristica si trova però scorgendo il posteriore e ancora di più il forcellone monobraccio, tratto caratteristico di ogni vera Ducati di razza, e di cerchi a 5 razze che, oltre a far risparmiare chili di troppo, donano ancora di più il fascino rude della Naked Monster. Un fascino che si riflette anche nel doppio scarico in alluminio posto ora sotto il sellino. E per chi è ducatista nell'animo, sono disponibili anche i due terminali per Mignoni Racing in carbonio. Ma veniamo al pezzo forte di questo nuovo modello, il cuore pulsante, quel 1100 che offre grinta, sensazioni forti, ma anche grande versatilità. Il classico rumore cupo e greve è dato da un bicilindrico ad elle strettissimo raffreddato ad aria, che sprigiona 95 cavalli, ed una coppia di 103 Nm. Neanche a dirlo, la distribuzione è desmodromica, da sempre marchio di fabbrica di ogni moto Ducati, così come il telaio in traliccio in tubi d'acciaio e la frizione multidisco a secco con il suo tintinnio che la fa riconoscere anche ad occhi chiusi. Forse qualcuno storcerà il naso per queste soluzioni, ma una puro sangue mostra il suo fascino proprio nelle peculiarità. Tutte soluzioni nette, decise, singolari, che rendono unica una marca come quella di Borgo Panigale, capace di sfornare 15 anni fa la Monster e che ancora oggi riesce ad emozionare tutti gli appassionati della rossa bolognese con questa nuovissima 1100.